ho cominciato questo video ieri sabato e avete visto che mi sono messa a cucire e sto facendo uno smanicato per mia nipote. Lo devo ancora finire perché io devo misurare per qui sotto il giro manica e in più volevo mettere in questo video le decorazioni di Halloween. Alcune già le ho messe, l'avete visto nelle pulizie, ovvero questa qui accesa, che è un barattolo da Nutella, e ci ho attaccato alcune delle decorazioni di Halloween, tipo un ragnetto, roba del genere, fatti con i colori per il vetro. E ho messo, hai visto questo qua? Questo pipistrello qui. E non vi ho fatto vedere che settimana scorsa ho messo pure queste due zucche e quel barattolo rosso laggiù, se si vede quello vicino lì, quello lì, e queste due zucche. Dovrei mettere altre cose che stanno qua di dietro, mi si vede a me qui, su questa scatola qui, li dovrei spargere per tutta casa perché sono tipo il pipistrello che avete visto dietro la porta. Le vorrei attaccare sopra a queste maniglie qui, ma le devo attaccare sui maniglie in alto, gli sportelli in alto, perché se io le metto in basso ci arriva mia nipote e leva tutto. Quindi le vorrei mettere lì. E ho anche delle ragnatele che ho fatto l'anno scorso. Le vorrei attaccare da qualche parte, anche su qualche quadro, ma non lo so, perché ovviamente qui in camera mia nipote, quando ci sta di periodo di tempo, che vuole levare tutti i quadri, quindi non so che cosa fare. E ho levato alcuni quadri più che altro nascosto, perché mia nipote ci giocava, adesso non li cerca più, ma ho paura che se li rimetto lei li vuole rigiocare, quindi ho qui sopra ho dei ganchetti per attaccare i quadri che mia nipote ha levato. Li potrei anche mettere lì, e anche qui sopra ho due ganci perché erano dei quadri uguali a quelli. In caso di pomeriggio li attacco, se proprio resta mia nipote, li sposto i cambi posto e li metto su le maniglie in alto dell'armadio. Poi vediamo cosa succede.